TG Santa del 16 ottobre 2017, in questa edizione controlli e sicurezza, il report dei vigili, l'ambasciatore di Finlandia in visita a Santa Margherita, promozione turistica in città, le telecamere canadesi e australiane. Torna la Super Enduro Portofino. 251 veicoli sprovvisti di revisione, 45 persone multate per non aver messo le cinture di sicurezza, 6 alla guida con il cellulare e 24 stranieri identificati e allontanati. Sono numeri confortanti quelli racchiusi nel report di attività di polizia locale di Santa Margherita Ligure da gennaio 2017, numeri che raccontano l'impegno costante degli agenti di polizia locale in vari ambiti. Ringrazio la Polizia Municipale per l'attività svolta a favore della cittadinanza. Ci stiamo impegnando per garantire controllo e sicurezza sul territorio, che sono il fondamento per una vita tranquilla e qualitativa dei cittadini. Visita a Santa Margherita Ligure dell'ambasciatore di Finlandia a Roma, Janne Talas, sabato scorso. Talas è stato accolto dal sindaco Paolo Donadoni nell'aula consiliare, dove si è tenuta una conferenza sul compositore Jean Sibelius e sull'indipendenza della Finlandia. In serata, storico concerto dell'orchestra del conservatorio Puccini della Spezia nella chiesa di San Siro, è stata eseguita per la prima volta in Liguria la sinfonia numero 2 che Sibelius scrisse quando si trovava nel Tiguglio ai primi del Novecento. Sibelius è il più importante compositore finlandese che c'è, e che lui ha un forte legame con Liguria. Io sto in grande piacere di essere qui. Agli eventi organizzati nell'ambito del Sibelius Festival era presente anche Satu Jalas, nipote di Jean Sibelius. Telecamere canadesi e australiane hanno ripreso negli ultimi giorni le bellezze turistiche e le eccellenze enogastronomiche di Santa Margherita Ligure. Si tratta di due produzioni, una sportiva e l'altra culinaria, che saranno trasmesse nei canali televisivi di Canada e Australia, offrendo un'occasione di promozione del territorio. Volontari, sacerdoti, rappresentanti delle forze dell'ordine e sindaci, tutti insieme hanno dato vita a una partita di calcio a 5, gara finita in parità, con tutti i giocatori andati a segno, e con la promessa di far diventare la sfida un appuntamento fisso. Al Palazzetto dello Sport, partita benefica di basket tra magistrati e nazionali artisti, in campo anche l'ex azzurro Antonello Riva. Non potevo non venire, Santa Margherita è attaccata a Milano, mi ricorda ecco dei weekend passati alcuni anni fa, e poi ho anche degli amici. Santa Margherita Ligure è stata insignita dell'Asi Nobel, riconoscimento assegnato nell'ambito della festa dell'asino che ogni anno si tiene a Sologno, nel comune di Villa Minozzo, provincia di Reggio Emilia. Il riconoscimento è stato assegnato per le attività con gli asini che negli ultimi anni vengono svolte in città. A ritirare il premio l'assessore Beatrice Tassara. Spettacolare appuntamento questo fine settimana con le gare di mountain bike sui sentieri del parco di Portofino. La Portofino Super Enduro, a cura dell'associazione sportiva Portofino Bike, sta diventando un appuntamento fisso, inserito nel brand turistico Santa 6 Super Sport. Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone.